Arrestato a Milano, giovane terrorista dell'ISIS, per 2 mesi, tra giugno e agosto, aveva abitato a Cuneo. Si è concluso il processo a carico di un poliziotto monregalese accusato di aver volontariamente rotto il naso alla moglie. Per il giudice fu un incidente. Focus sui rifiuti in Granda, i numeri certificano una provincia virtuosa, i cittadini lo confermano. Partirà il 22 novembre l'asta online del Bue Grasso di Carrù. L'evento precede la secolare fiera nazionale del prestigioso bovino piemontese. Un saluto dalla redazione di Telegranda, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro notiziario. In apertura subito la cronaca, come avete visto dai titoli, all'alba di questa mattina, mercoledì 21 novembre, è stato arrestato a Milano un terrorista dell'ISIS. Si tratta di un egiziano di 22 anni che per quasi 2 mesi, tra giugno e agosto, aveva vissuto e lavorato a Cuneo ed era stato controllato giorno e notte dagli uomini della Digos. Vediamo. Con un blitz all'alba, la polizia ha arrestato a Milano un terrorista dell'ISIS con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia di terrorismo. Un'operazione rilevante che ha assicurato alla giustizia un elemento considerato pericoloso, con un ruolo importante nella propaganda, pronto a combattere per l'ISIS anche attraverso attentati. Issam El Sayed Aboulamayem Shalabi, egiziano di 22 anni, ha abitato per quasi 2 mesi a Cuneo, dal 20 giugno fino ai primi giorni di agosto. Arrivava da Teramo, lavorava per un'impresa di pulizie. L'azienda lo ha trasferito nel capoluogo della Granda, dove effettuava pulizie in orario serale in un noto fast food. Viveva in un appartamento messogli a disposizione dalla stessa ditta nella frazione di Borgo San Giuseppe, che condivideva con altri connazionali. L'egiziano era già monitorato a Teramo. Quando è arrivato a Cuneo, il suo caso è stato preso in consegna dagli uomini della Digos. Gli agenti hanno attivato una serie di servizi, impegnando giorno e notte una ventina di uomini per controllare l'uomo attraverso pedinamenti e attività tecniche. Il 22enne era davvero un lupo solitario, come si autodefiniva, si divideva tra lavoro e casa, passava il tempo libero navigando sul web, visitando siti che inneggiavano all'ISIS, guardando filmati propagandistici e tenendo contatti. Non usciva quasi mai e non aveva amici, neanche tra i colleghi e tra i coinquilini. Una volta si è recato al centro islamico di Cuneo per pregare, in un'altra occasione ha messo in allarme gli agenti che lo pedinavano, recandosi di gran fretta in stazione, ma facendo poi ritorno a casa. Pochi giorni prima di Ferragosto ha lasciato Cuneo per andare in treno a Milano. In Lombardia ha iniziato un nuovo lavoro da operaio fino all'arresto di questa mattina. La cronaca giudiziaria: era accusato dalla procura di Cuneo di aver rotto volontariamente il naso della moglie durante una lite, ma per il giudice si è trattato di un incidente. La sentenza è stata emessa oggi, mercoledì 20 novembre. Un anno fa una giovane mamma finì in ospedale a Mondovì a causa di una brutta lesione al naso. In un primo momento agli infermieri raccontò di essere stata vittima di un incidente da sola, ma poi ai carabinieri disse di aver subito un'aggressione da parte del marito, stessa versione raccontata la stessa sera dei fatti ad un'amica. Il caso è finito in tribunale, dove dalla presunta vittima è stato raccontato che l'uomo, poliziotto, durante una lite e mentre teneva in braccio il bambino della coppia, diede una testata alla donna causandole la frattura del naso. La procura accusava l'uomo di aver provocato intenzionalmente quella lesione. L'uomo e il suo legale hanno invece sempre sostenuto che si fosse trattato di un incidente. In pratica, durante la lite si sarebbero scontrati. In aula anche alcuni dettagli del dopo aggressione. Secondo la vittima, l'uomo le avrebbe chiesto di fornire una versione diversa da quella reale, ovvero che la donna aveva sbattuto contro il portellone dell'auto. Il motivo, secondo la presunta
presunta vittima era da ricondurre al fatto che l'uomo non voleva problemi sul posto di lavoro. Mercoledì 20 novembre il giudice del Tribunale di Cuneo ha preso la sua decisione, accogliendo la tesi dell'imputato, ovvero che si era trattato di un incidente involontario. Il poliziotto è stato quindi condannato a 2 mesi di carcere con la sospensione della condizionale, ma la condanna non verrà menzionata sul casellario giudiziale, in pratica fedina penale pulita. Per la coppia è in corso anche la causa di separazione, esattamente dalla notte dell'incidente o presunto tale. Ancora la cronaca, ladri nell'ex teatro sociale di Mondovì. Si sono introdotti in questi giorni nella struttura che risale all'Ottocento, portando via arredi, sedie, poltrone, tavoli, stucchi ed altri suppellettili di ogni tipo. I responsabili si sarebbero introdotti nella struttura scavalcando i muretti che fungono da protezione. Recentemente il comune aveva invitato a non entrare nell'edificio per i pericoli legati al rischio di crolli sulla struttura. Stanno inoltre per partire dei lavori per recuperare il tetto. Cambiamo argomento. Domenica 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per celebrarla ed accompagnarla anche a Cuneo sono state organizzate alcune iniziative, tra cui una delle più importanti e significative si è svolta in provincia, al centro incontri della provincia, di fronte ad oltre 200 studenti delle superiori. Questo non è amore, un titolo che spiega meglio di mille parole l'obiettivo dell'incontro svolto al centro incontri della provincia di Cuneo nella settimana che porta alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La Questura di Cuneo, in collaborazione con il Comune e la Rete Antiviolenza, ha voluto spiegare agli oltre 200 studenti di scuole superiori presenti quello che non è amore, cioè la violenza fisica e anche psicologica. Il tema, di grande attualità e molto delicato, è stato affrontato da punti di vista differenti. L'ispettore capo Mariella Faraco, responsabile della seconda sezione reati contro la persona della Questura di Cuneo, ha parlato di come interviene la polizia giudiziaria nei casi di violenza. Come vengono sviluppate le indagini lo ha invece raccontato il sostituto procuratore della Procura di Cuneo, Carla Longo. C'è poi l'aspetto psicologico, fondamentale quando di fronte c'è una persona fragile che ha subito una violenza, tema su cui si è concentrato l'intervento di Maura Anfossi, referente del servizio di psicologia dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle. E poi la parte legale di cui hanno parlato gli avvocati Marina Mana e Sara Tomatis e le associazioni che aiutano ad uscire dal silenzio, rappresentate da Adonella Fiorito, presidente di Mai Più Sole. Infine i giornalisti, sempre sospesi tra il dovere di informazione e la tutela della vittima, come ha spiegato il caporedattore della Stampa di Cuneo, Gianni Martini. Particolarmente toccante la videotestimonianza di Tiziana, donna che 20 anni fa, quando aveva 20 anni, venne violentata da 3 conoscenti, ma che ha trovato la forza di denunciare l'accaduto e di andare avanti, e oggi è un esempio della lotta contro la violenza di genere. La sua storia ha commosso anche l'assessore alle pari opportunità del Comune di Cuneo, Cristina Clerico. Un impegno fondamentale. Le iniziative del 25 novembre vogliono portare il riflettore sulla necessità del rispetto tra generi, il cui venir meno è il fondamento principale della violenza di genere. Ringrazio infinitamente la Questura per aver voluto fortemente partire dai ragazzi, partire da coloro che costruiscono il cittadino di domani. Credo che un filmato come quello che hanno appena visto lascerà il segno in tutti loro e sono convinta che questo porti a migliorare gli adulti che saranno. Domani, giovedì 22 novembre, il ponte dell'Olla nel comune di Gaiola sarà chiuso al traffico dalle 8 alle 10 e dalle 11 alle 13. In quegli orari verranno effettuate da parte di ANAS alcune verifiche tecniche sulle condizioni della struttura. In più occasioni in passato il sindaco di Gaiola Fabrizio Biolè aveva sollecitato dei controlli più approfonditi dopo la segnalazione di alcune crepe che si erano formate sotto le arcate. Ricordiamo che il ponte sulla statale 21 della Maddalena è attraversato ogni giorno da numerosissimi mezzi pesanti, visto che rappresenta l'unico passaggio di uscita e di entrata per la Valle Stura.
Cambiamo argomento, andiamo a Cuneo, dove dal prossimo 31 dicembre il Comune chiuderà il servizio di bici in città. La decisione è stata assunta analizzando l'effettivo utilizzo del servizio ed anche l'evolversi del sistema di bike sharing che l'amministrazione intende proporre il prossimo anno. Il Comune di Cuneo chiude il servizio di bici in città. Le analisi dei dati relativi al reale utilizzo del servizio hanno fatto emergere che a fronte di un numero di iscritti complessivo alto, paragonabile a città di oltre 100.000 abitanti, risulta un limitato utilizzo, con una buona parte dei prelievi giornalieri che viene effettuato da utenti abituali residenti in Cuneo, che utilizzano la bicicletta condivisa come se fosse un servizio di noleggio a lungo termine. Per tali utenze, la risposta immediata potrebbe essere soddisfatta da servizi di noleggio biciclette proposti da operatori privati che nel frattempo si sono radicati sul territorio, anziché l'elemento di una catena all'interno degli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola. In quest'ottica, visto anche l'evolversi di nuovi sistemi di bike sharing a flusso libero, ovvero sistemi che non prevedono postazioni specifiche di prelievo, deposito, bici, ma attraverso un'app si può visualizzare la posizione delle bici sul territorio e procedere al prelievo della stessa, che potrebbero soddisfare in maniera più precisa e puntuale l'utenza legata agli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, l'amministrazione comunale di Cuneo ha deciso di pubblicare a breve un bando per la manifestazione di interesse all'installazione di un sistema di questo tipo, più libero. Sulla base di questi elementi si è anche definito che il prossimo 31 dicembre il sistema Bici in Città verrà chiuso e che a breve verrà pubblicato il bando per la ricerca di operatori privati disponibili a sperimentare per un anno un sistema di bike sharing a flusso libero sulla città di Cuneo. Le stazioni bici in città presenti sul territorio non verranno per ora smantellate, ma verranno convertite nei prossimi mesi in parcheggi coperti per biciclette, dotandole di rastrelliere a servizio di tutti. La provincia effettuerà opere di protezione dalla caduta massi e interventi di consolidamento di muri lungo alcuni tratti della strada provinciale che risale la Valle Grana. In particolare sono stati individuati due punti tra Prodleves e Castelmagno, dove alcuni muri di sostegno in cattivo stato di conservazione presentano significative deformazioni dovute in parte alle molte infiltrazioni d'acqua che provengono dal versante montano soprastante. Il primo si trova immediatamente sopra l'abitato di Prodleves, in un tratto in cui la strada è sostenuta per una lunghezza di circa 50 metri da un vecchio muro in pietrame a secco di circa 6 metri di altezza e la cui fondazione è lambita dal corso d'acqua. Il secondo punto che necessita di un intervento è più a monte, vicino al municipio di Castelmagno, nell'abitato di Campo Molino. Anche qui la strada è sorretta per circa 40 metri da un vecchio muro in pietrame a secco, ma di altezza variabile tra i 2 e i 5 metri. Le deformazioni murarie, pur risultando più contenute rispetto al primo sito, richiedono comunque analoghi interventi di consolidamento. Ed ora cambiamo decisamente argomento, parliamo di rifiuti, il focus su cui vogliamo concentrare con approfondimenti particolari in questa settimana il nostro notiziario. Abbiamo chiesto direttamente alla gente come si pone rispetto alla raccolta differenziata. Questa volta siamo andati a Saluzzo e abbiamo constatato che la gente è davvero sensibile al tema. Vediamo. Di solito fa la raccolta differenziata lei? Io purtroppo non sono di Saluzzo, abito a Revello. Ma va bene, anche a Revello, insomma, la fa la raccolta differenziata? La facciamo noi, sì. La facciamo, anzi mia moglie sgrida sempre perché vuol fare tutto ben perfetto. Lui allora, è più sbrigativo lei? Sì, è bravo. È una vita che lo faccio. Anche da quando magari se ne parlava poco, lei era già attiva? Da quando il comune hanno messo quella lei, e dei fatti è una cosa ben fatta. Io la faccio comunque. La fa sempre, dirigente? Tutto chiaro. Ok? Speriamo che tutti si rendano conto che bisogna farla, no? Ok? Secondo lei in provincia di Cuneo abbiamo la, come dire, la sensibilità giusta? A che punto siamo? Non lo so, anche perché, secondo la mia opinione, poi per carità, ci sono molti extracomunitari che non si rendono conto, no? Per esempio dove abito io c'è una famiglia di albanesi quali non la fanno, magari non sanno neanche che cosa sia, voglio dire.
Ma penso che sia una buona cosa, anche perché buttare tutto assieme non è bello. Voi la fate la raccolta differenziata? Sì, sì. Sì, che siano poche le persone che mescolano tutto assieme, più almeno a sentire sembra più che comunque la gente è sensibile su questi problemi, e poi purtroppo non tutti si può essere d'accordo o magari attenti, non lo so. Il servizio di raccolta, ultima cosa, secondo lei funziona bene dove abita lei? Insomma, ci sarebbero delle migliorie da fare, delle falle? Ma penso che funzioni bene, poi vabbè, noi ci appoggiamo più magari andiamo alla discarica, quindi magari certe cose più ingombranti, è vero che bisogna tenerle in posti che danno un po' fastidio, ma poi vabbè, si raccoglie un po' e poi si porta alla discarica, che magari non si lasciano i contenitori, più che altro i contenitori per la strada che poi bisogna mettere in casa. È una cosa che comunque bisogna fare. Sono anche favorevole ai termovalorizzatori, anche se qua non ci sono, ma purtroppo. È un tema di cui se ne parla, che proprio negli ultimi giorni a livello nazionale, secondo lei sarebbero positivi, insomma non tutti sono così favorevoli agli inceneritori, termovalorizzatori, come si chiama? Ma sono assolutamente positivi, anche perché all'estero li facciamo noi, li fa l'Italia, li fa l'estero e qua non li usiamo. Lo spazzatore non si può mangiare né bruciare per la strada, si deve bruciare nei luoghi controllati. Certo. Giustamente, noi li facciamo come l'Ansaldo li sta facendo in tutta Europa, meno che qua in Italia. Non lo so, mi pare una cosa un po'. La spazzatura cosa dobbiamo farne? Quelli che conosco io la fanno tutti, poi se si nascondono un'altra cosa, non nome in genere. Il servizio di raccolta insomma funziona bene, secondo lei è efficiente? Sì, sì, almeno dove abito io, lì in quella zona funziona. Penso che la maggior parte della gente lo faccia, può capitare magari una volta che uno non ha tempo o l'hanno già raccolta e uno è già tanto in casa, insomma per caso, ma in genere tutti la fanno, per la gente che conosco io sì. E sull'argomento continueremo con approfondimenti e servizi mirati nei prossimi giorni, nell'edizione dei prossimi giorni del nostro notiziario. Intanto proseguiamo con un'altra notizia che riguarda il Festival Nuovi Mondi che partirà mercoledì 28 novembre a Valle Oriate. Si tratta della settima edizione di quello che viene definito il più piccolo festival di montagna del mondo, che ogni anno porta nel piccolo centro della Valle Stura, Valle Oriate appunto, migliaia di persone grazie alla presenza di ospiti internazionali, la proiezione di film provenienti da tutto il mondo, la presentazione di libri e la proposta di escursioni, il richiamo della cucina a base di prodotti tipici e altre proposte pensate per promuovere il nostro territorio. Il titolo di quest'anno è Senza confini, di spessore gli ospiti di questa edizione, su tutti Giobbe Covatta, che proporrà il suo spettacolo mercoledì 27 alle 21, e poi ci sarà il grande ciclista Vincenzo Nibali, che racconterà le sue imprese al Pala Ubibanca di Cuneo, giovedì 29 novembre alle 21. Ed ora parliamo di un altro evento, uno tra i più attesi del periodo che precede il Natale, che è la Fiera Nazionale del Bue Grasso di Carrù. Quest'anno si terrà il 13 di dicembre e, come accade ormai da 13 anni, sarà preceduto dall'asta mondiale online del bue grasso, in programma il 9 di dicembre. Al via l'asta mondiale online del bue grasso di Carrù. Sono 6 i capi all'incanto quest'anno, 5 buoi e un manzo, che verranno battuti all'asta domenica 9 dicembre in piazza Mercato sotto l'ala Borsarelli. L'evento, sostenuto dalla cantina clavesana, è alla 13ª edizione. Sul sito sono stati pubblicati sia le schede tecniche di ogni capo che i video che ne mostrano l'habitat naturale. Adamo, dell'allevamento Cera Bruno di Savigliano, parte da una base d'asta di 5.000 euro, come Van dell'allevamento Tomatis Franco di Magliano Alpi e Vidal della società agricola Gullino di Savigliano. Il manzo Aspide dell'azienda agricola Cascina Battaglia di Clavesana parte da una base d'asta di 2.800 euro, il bue Viale dell'allevamento Cerutti Laura Maria di Trinità da 5.000 euro, infine Vittorio della società agricola San Quirico di Rocca de Baldi da 4.800 euro. Sono tutti capi bovini
bovini di razza piemontese scelti dalla Naborapi, associazione nazionale allevatori bovini razza piemontese, ente di riferimento del comune di Carrù per l'organizzazione della 108ª fiera nazionale del bue grasso che si terrà giovedì 13 dicembre 2018. L'asta inizia online giovedì 22 novembre e terminerà domenica 9 dicembre con l'aggiudicazione in diretta dei capi in gara attraverso il lancio dell'offerta e resa sia in forma telematica che in forma tradizionale per alzata di paletta rivolta al banditore ufficiale, il dottor Guido Garnero. Alla fine di ogni aggiudicazione saranno assegnate agli acquirenti le ambite gualdrappe dipinte a mano ed intestate alla macelleria acquirente direttamente dal pittore Bruno Bianco. E subito dopo l'asta, il 9 dicembre, seguirà una lunga riflessione sul fenomeno della violenza contro le donne, perché anche il Bue d'Oro, riconoscimento che il Comune di Carrù dona ogni dicembre a personaggi che si siano distinti per meriti diversi, quest'anno si tinge di rosa e verrà assegnato alla showgirl Jessica Notaro, che da vittima di una grave aggressione da parte dell'ex compagno è diventata paladina della lotta alla violenza sulle donne. Per il suo coraggio è stata nominata Cavaliere al Merito della Repubblica dal presidente Mattarella ed è da poco stata insignita anche del titolo di messaggero di pace. A Carrù riceverà, come detto, il Bue d'Oro dopo un incontro con il paese alle 17 del 9 dicembre. Con lei il comune prosegue il percorso avviato con Don Ciotti lo scorso anno, assegnare cioè il prestigioso riconoscimento a forti testimoni di pace. Ed ora ci spostiamo a Savigliano, più precisamente andiamo nella centrale Corso Roma, l'edificio un tempo sede delle Poste e più recentemente dell'Informa Giovani, centro per l'impiego, sarà d'ora in poi uno spazio rivolto ai ragazzi. A gestirlo sarà la Onlus Oasi Giovani, ente benefico che offre servizi socio-assistenziali dall'infanzia alla prima adolescenza. Ci troviamo nei locali di Corso Roma che una volta a Savigliano ospitavano le Poste, poi hanno ospitato l'Informa Giovani, il centro per l'impiego ed ora stanno per avere una seconda vita. Cosa ospiteranno da oggi in poi? Sì, il progetto Oceano sarà qui come sede. Il progetto Oceano che è nato nel 2016, infatti il consiglio di amministrazione che presiedo ha iniziato nel 2016 a progettare attività per i ragazzi dai 14 ai 18 anni e nacque così il progetto Oceano. Il nome stava proprio ad indicare il mare aperto, un mare aperto in cui avventurarsi, in cui trovare e scoprire aspetti nuovi e quindi attitudini, interessi che i giovani possono avere e che a volte non vengono sufficientemente o supportati o data l'opportunità di riconoscerli. Il 2017 ha avuto un incremento dell'attività dei laboratori di questo progetto e finalmente quest'anno, oltre ai nuovi laboratori che sono appena iniziati e che proseguiranno fino all'estate prossima, abbiamo finalmente la possibilità di avere una sede fissa per il progetto Oceano e per, meglio, non solo per il progetto Oceano, ma per i ragazzi della città. Gli ultra 14 anni potranno frequentare questo spazio, iscritti a laboratori del progetto Oceano o semplicemente perché possono avere del tempo libero. Qui avranno a disposizione uno spazio in cui troveranno computer per delle attività, potranno fermarsi a studiare, potranno anche se vorranno nella pausa della scolastica anche qui consumare il pranzo che si possono portare. E è nostra intenzione, come ho detto, di aprirlo a tutta la città e quindi con la collaborazione che già abbiamo iniziato ma che auspichiamo si incrementerà con il Consorzio Monviso Solidale, con le parrocchie, con le scuole, con tutte le agenzie educative che hanno la possibilità di essere in contatto con i giovani di questo, dell'età di cui abbiamo parlato. Ecco, questa fascia d'età è forse anche tra le più difficili da raggiungere e da coinvolgere. Sì, è la fascia d'età che è l'adolescenza,
un'adolescenza in cui spesso c'è anche un richiudersi in se stessi, quindi un aspetto di solitudine che può essere fisica o psicologica, e che comunque è importante che ci siano delle possibilità, delle opportunità per farle superare. I progetti che noi abbiamo sono non solo dei laboratori, ma di attività collaterali, tra questi ad esempio Erasmus Plus, quindi la possibilità di scambi di ragazzi con l'estero, che contiamo di attuare a partire dalla prossima estate. Una notizia di sport, parliamo in particolare di calcio, un nuovo rinforzo per il Cuneo impegnato nel campionato di Serie C. La società biancorossa ha ufficializzato l'ingaggio di Matteo Capitani, centrocampista classe 1996, che era svincolato. Lo vedete in foto, la scorsa stagione ha giocato nella Ternana, ma in passato ha vestito anche le maglie di Collegiana, Livorno, e ha anche fatto un'esperienza all'estero, precisamente in Inghilterra, al Derby County. Capitani è già al lavoro con la squadra del Cuneo agli ordini di mister Scazzola. In chiusura, prima di salutarvi, vi ricordo l'appuntamento di questa sera, mercoledì 21 novembre alle 21, andrà in onda il nostro speciale su Maria Tarditi, celebre maestra narratrice scomparsa nel dicembre dello scorso anno. Il documentario è stato realizzato direttamente a Monesiglio, nella casa natale della Tarditi, e ripercorre tra le altre cose i tanti libri che la maestra narratrice ha scritto nella sua vita. E dopo avervi ricordato questo appuntamento per questa edizione è davvero tutto. Grazie per averci seguito, buona continuazione con la nostra programmazione.